Massimo Bitonci, il Movimento 5 Stelle continua la lotta contro il reato di migrazione clandestina. Lei come risponde? Ma noi faremo un'opposizione molto dura. Abbiamo già cominciato questa mattina con interventi quasi di mezz'ora per, per ogni senatore. Eh, Anch'io sono intervenuto su questo arg argomento. Eh, è una vergogna che sia stato cancellato con uno, un emendamento del Movimento 5 Stelle il reato di immigrazione clandestina, che sia stato cancellato perché hanno deciso di fare questa consultazione in rete, al cui hanno partecipato alcune migliaia di aderenti al loro movimento, però in realtà non sono le persone che li hanno votati un voto che loro hanno ottenuto, una presenza in Parlamento anche parlando del reato e del mantenimento del reato di migrazione clandestina e dopo qui al Senato come alla Camera fanno l'esatto contrario. Io penso sia un grave errore. Noi continueremo a fare opposizione. Abbiamo chiesto stamattina sostegno anche da parte degli altri gruppi, il gruppo di Forza Italia è della nostra stessa idea, quindi ci sono affiancati a noi. Hanno firmato il nostro emendamento che ripristina il reato di immigrazione clandestina e lo faranno convintamente. Noi facciamo tutto quello che possiamo per ostacolare questa vergogna che creerà dei grossi problemi al paese sono migliaia di persone che stanno arrivando e che continuano ad arrivare alle nostre coste se non abbiamo almeno questa possibilità di contrastarli con il reato di immigrazione clandestina io penso che sarà un vero disastro un movimento 5 stelle quindi che si delinea sempre di più vicino agli ideali di sinistra ma oramai in tutti i loro provvedimenti sono allineati, affiancati al centro-sinistra eh, in maniera estremamente demagogica perché non si rendono conto che chi li ha votati li ha votati anche come nel caso specifico, non per mh, scarcerare i delinquenti, ma forse come vuole la Lega, per costruire nuove carceri e per trovare delle soluzioni alternative, come abbiamo proposto noi, per esempio, eh, che gli stranieri che sono detenuti presso i nostri carceri, i nostri carceri vadano a eh, fare la loro pena, a scontare la loro pena nel paese d'origine. Però questo governo non ci sente e invece di portare avanti accordi internazionali... Va avanti in questa sceglierata eh, linea e questi provvedimenti ce n'è uno anche alla Camera eh, molto similare, un vero e proprio indulto. Sono più provvedimenti che vanno tutti nella stessa direzione, cioè di far uscire i delinquenti, i delinquenti veri, non esiste una microcriminalità, ma esiste solo una criminalità eh, dalle carceri. E per noi questo è un gravissimo errore.